Buongiorno a tutti ragazzi, nel video di oggi faremo una passeggiata in The Rocks. Siamo in pratica del lato opposto dell'ultimo video dove camminavamo per andare verso l'Opera House, dal lato opposto del Circolo Arché. Oggi siamo qui e in una specie di collina ed è molto bella perché sembra proprio al di fuori di una città. Vedete tutte le costruzioni, tutte le case sono molto basse, sono molto caratteristiche. Allora, adesso dove andiamo? Andiamo su quella collina dove c'è anche un osservatorio, c'è un po' di vista da là sopra, e poi scenderemo giù da questa strada qui e visiteremo anche la parte sotto il ponte, sotto l'Harbour Bridge. Oggi il meteo non è così decente e valido come era, come è stato nell'altro video. È un po' nuvoloso. Vediamo un po'. Siamo al Observatory Park. Lì c'è il Sydney Observatory, l'osservatorio di Sydney. Ed ecco un po' di view. Vedete questo palazzo lì in costruzione, quello sarà, in pochi anni sarà, si accosterà alle icone di Sydney, insieme al ponte di Sydney e all'Opera House. Nello scorso video parlavo del Luna Park di Sydney, da qua si può vedere. Ok, continuiamo il nostro giro. Vedete che questo è l'osservatorio. E quello l'Harbour Bridge. Vedete il palisade, quel palazzo là, rettangolare, stretto e alto. Vedete che ci sono delle vetrine sopra. Quello è un pub, ristorante, e fanno i pranzi, le cene da quel, anche dal top floor, dal piano più alto, e la vista è incredibile. Pensate anche a Capodanno, dove fanno i fuochi d'artificio lungo questo fiume, che bellissima vista hanno. Ok, ora facciamo il giro così. La parte qui sotto è Barangaroo, tutto in costruzione, e quel lato là è Darling Harbour. Altri alberi piccolini, tipo li definirei bonsai.
quello sono una serie di palazzi tipo docks. All'interno di questi palazzi non ce n'è solo, voi adesso in questo qui vedete, ne vedete solo uno, ma ce ne sono tre almeno, uno di fianco all'altro. All'interno di questi docks ci sono appartamenti o ci sono attività commerciali tipo teatri, pubs, coffee shop, ristoranti, quindi sono molto belli dentro. Ci sono questi locali con la vista. Il sole sta uscendo, quindi sì, bene, molto bene. Vedete le barche, c'è il via vai tra traghetti, motoscafi, barche, barche a vela, sono un po' di tutti i colori. E vedete laggiù in fondo qualcosa di riconoscibile. Qua fanno lavori di restoration. Ha bisogno di maintenance costante, penso. Un ponte grosso così. Ok, continuiamo. Quindi faremo il giro in questa direzione, giriamo a destra, facciamo tutto il lato destro di Silk Road Quay e poi saliamo sopra di The Rocks. Avremmo potuto salire e andare giù in The Rocks da dove eravamo prima, quindi scendevamo giù le scale dirette, ma avremmo perso questo, quindi no. Qui vediamo, ci sono un po' di foto storiche. Queste zone, vediamo, barche per la pesca, qui in Capodanno si riempie di gente, mettono le transenne, hanno un limite di persone che possono entrare, bisogna entrare all'interno di questo numero il prima possibile, quindi l'ho fatto un paio di anni. Di venire da questo lato o dall'altro lato, che sia prima del ponte o dopo il ponte, li ho fatti più o meno tutti dalle 7-8 del mattino, prendi posizione e aspetti tutto il giorno, è una sfacchinata micidiale, quindi una volta due massimo, se no diventa troppo. Andiamo qui. E si continua a camminare.
che ore sono? Vediamo un po', 11.04 del mattino. Normalmente c'è il gelato. No vabbè, però sono a dieta e il gelato non devo mangiare. Ok, andiamo. Dicevamo, adesso ci... continuiamo a camminare e andiamo in questa direzione. Facciamo tutto il giro, è abbastanza tranquillo. Col corona il numero di persone in giro è drasticamente diminuito, quindi già più tranquillo, va bene così. Ok, quindi adesso vi faccio vedere la view, la vista dall'altro lato. Nell'altro video camminavamo tutta quella da là, da più o meno dal centro, tutto su fino all'opera, un giro e il parco botanico. Invece oggi facciamo questo lato e vedete che è abbastanza industriale. Tutti questi palazzi là dietro erano delle fabbriche, erano delle vecchie ditte, adesso ovviamente sono state rifatte e ci sono ristoranti, sono molto belle dentro. Oh no! E niente, questi sono degli hotel, è un hotel, un ristorante, penso che costi anche due soldi. Non ci sono pesci? No, a me non ne vedo nessuno. Da questo lato in pratica comincia The Rocks. Si capisce perché l'architettura, il materiale per i palazzi è completamente diverso. Ora sono chiusi per il corona, altrimenti immaginatevi una stuola di ristoranti. E tutti questi ristoranti qui hanno il dehors fuori, quindi normalmente qui è pieno di tavoli e di altre costruzioni interessanti. Ai tempi c'era anche una cosa italiana, tipo hanno ricostruito una barca in legno fuori come ristorante italiano, e quindi sì, è molto diverso normalmente. Questo è il terminal per le navi da crociera. Ovviamente ora è chiuso perché non ci sono, ma normalmente c'è sempre un gran via vai di gente. Per quello non parlo tanto, scusate. Via vai di traghetti ovviamente che arrivano da tutte le parti. Come dicevo prima, c'è l'Overseas Passenger Terminal o Cruise Bar. Oggi è molto più tranquillo rispetto a ieri. Guardavo dall'altro lato, c'è molta meno gente. Strano, magari un po' perché il meteo è un po' grigio. Vediamo le piante, gli alberi, molto particolari. E adesso ce ne andiamo nel bel cuore di The Rocks. Eccoci all'Hut with Rocks. Gillian here, qui è molto buona, cioccolato. Assolutamente lo raccomando. Si dice raccomando?
I recommend it. Sì, non dimenticato. Mi piacciono molto queste insegne, zia Pina, re veramente australiano. Ok, The Orient Hotel dal 1844. Qui anche normalmente è pieno di bancarelle e vita e cose, però adesso con corona siamo un po' così. Vedete qua, Renaissance. Questo è un altro coffee shop molto valido, molto buone la patisserie. Rock Center, c'è qualche negozio dentro, nulla di eccezionale. Ci sono i bar. Quello è abbastanza famoso. Quello è il Bavarese, è il pub tedesco. Ci si fanno sempre l'Oktoberfest e ci sono sempre le cameriere vestite in perfetto stile bavarese, quindi è molto caratteristico. Ovviamente adesso è chiuso, speriamo che riaprano nei prossimi mesi. Ok, quello di nuovo famoso, il Pancakes on the Rock, in the Rocks. Ci sono alcuni di questi pancakes in giro per Sydney. Questo però è il primo che hanno aperto nella storia, è proprio il primo. Ne hanno altri, c'erano Darling Harbour, ne ha uno anche, sono molto buoni. In pratica c'è tutto che va sul pancake, che sia dolce che sia salato, hanno tutto. Ok, continuiamo a camminare. Normalmente queste strade spullano di vita, c'è il mercato, c'è bancarelle ovunque, è completamente una cosa diversa. I negozietti, gioiellerie, ritratti. Ci sono questi corridoietti super stretti. Il caminetto, ristorante italiano, molto bello. Ha tutti i posti solo a strapiomboli di fianco al muro. E questo, sì, così, sono venuto in passato. Guarda che bello. E quindi fanno questa colazione irlandese con gli scones. Molto valida, dentro è fatta molto bene, vedete, hanno queste cose con i sandwich, con i dolci, con le marmellate in casa, è molto valida. Bello, vedete questo scorcio con le macchine vecchie, questo scorcio di storia, questo è com'era un centinaio di anni fa. Comunque volevo solo notare quello, non una qualità superba, ma comunque si capisce. E questo T-Cosi dentro, quando entrate, sembra veramente quelle case inglesi di 70-80 anni fa. Ma che bello. Hanno messo i tavoli fuori così hanno il distanziamento sociale. Che bello. Hanno fatto tutto con le teiere, con le cose, con i mobili di una volta. Questa strada normalmente ha tutte le bancherelle che vanno giù, bloccano l'intera strada per il weekend e non si può veramente camminare. Sono curioso. Andiamo. E queste sono le stradine nascoste di The Rocks, sono sempre dietro.
si continua. C'è una questione di andare in queste stradine. Uscire? No. No. Vedete che è dietro. Anche il ghost su. Solo camminandoci per i stradine, i viottoli. Una cosa completamente diversa da di Sydney, dal resto di Sydney. Vedete? I negozietti. E questa è famosa nell'Arts Walk, cioè c'è una storia dietro al, vedete, gioiellerie, pure Kathmandu messo dentro uno di questi. Trovate queste cose. Questo palazzo gallery. Crystal Gallery, tutti gli opali, le pietre. Mission Stairs. Baker's Oven. Back House Place. Un po' di tutto, dai caffè, ai ristoranti, ai negozietti. Mi piace il coffee roaster. Quel Fortune of War Hotel è uno dei pub, forse il pub più vecchio in tutta Sydney. Una pseudo cabina telefonica in inglese e l'archive, vedete, molto penso che si possa entrare in realtà. Molto particolare, un locale molto bello. È un pub alla fine. La sera, per gli amanti dello sport. Molto particolare. E poi dentro è un pub normalissimo, doppio piano. Andiamo a Glenmore Hotel. Come potete immaginare, ha una vista molto bella. Di nuovo un pub. E dall'assù la vista è decisamente. Ci sono delle porte senza gradini. E la vista, che porticina piccola. E niente. Allora, dovete immaginarvi che The Rocks adesso è tipo un decimo di quello che normalmente è, da un punto di vista di gente, di persone. Il mercato non c'è, quindi il mercato fa un
una grandissima differenza. Normalmente ci sono migliaia di persone, il mercatino è molto bello, ha di tutto. Potete comprare anche dei rasoi con dei manici in legno particolari, vendere portafogli, dei portafogli che pensate sono di pelle di canguro, cose del genere. Questo è anche un altro pezzettino che mi piace molto, Argyle Stairs, le scale, molto belline. Ne abbiamo già fatte di scale, questa parte di Sydney è una parte molto sali e scendi. Vediamo un po' di tetti e di cose in genere. Ok, quindi facciamo l'ultima parte, questa è una strada di nuovo George Street e vediamo ci sono cose storiche tipo la farmacia, il caffè, tutti questi, guardate dentro che belli che sono, fine wine, con questi mobili, vestiti. Il cappello. Questo è un ristorante col tappeto rosso. Questa era una suola, come ho visto prima, vi ricordate? Inizio. E adesso anche uno Starbucks, uno di questi edifici del 1885. Adesso lo stanno aggiustando, però questo qua, Fortin of War, questo pub, l'hanno aperto, il più vecchio di Sydney, l'hanno aperto nel 1828. Immaginatevi quanti alcolizzati ha creato quel posto, per quanto tempo è rimasto in attività. Vedete anche The Push, Cocktail Dining Music del 1887. Quindi diciamo, l'Australia è un continente, ovviamente un paese nuovo, però comunque ha mantenuto certi di questi business, attività commerciali, poi magari hanno cambiato anche i proprietari probabilmente, però sono rimasti con lo stesso nome, hanno cercato di modificare il meno possibile. Per oggi è tutto, spero che abbiate trovato un video interessante. Come al solito, in quel caso, sottoscrivete, premete le notifiche, se vi è piaciuto mettete un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, buona giornata, ciao!